Il tanto atteso giorno della prima prova, com'è andata, quanta ansia c'era e che tema hai scelto? Allora, è andato, spero, bene. Ansia sì, non troppa però. Il tema che ho scelto è stato il tema sul web. Diciamo che è andato bene, ecco, mi sono trovato abbastanza bene. I temi erano vari e quindi si poteva scrivere tranquillamente. Insomma, sei soddisfatto sì, della sono tua prova? Soddisfatto, abbastanza soddisfatto. Sei stato anche uno dei primi a uscire tra i più veloci. Sapevo cosa scrivere, ero abbastanza convinto di quello che scrivevo, quindi non mi è servito troppo tempo per ricontrollare il tutto, ero abbastanza convinto di quello che avevo scritto. Sì, sono stato intorno alla normalità, soprattutto perché eravamo tutti assieme, tutti riuniti nel corridoio, appunto, e quindi diciamo che è stato anche un'emozione per i ragazzi che sono stati due annetti a casa. È stata una grande emozione, sì. C'era ovviamente un sacco di ansia. E vabbè, ma allora, onestamente penso di essere abbastanza soddisfatta, perché comunque mi aspettavo che ci fosse questo argomento. Insomma, era molto scontato. Quale scelto? Parlava appunto di questa pandemia, quando inizia nel 2020, appunto così, le cause, le conseguenze, le problematiche, insomma, dell'ambiente, politiche, economiche. E niente, poi appunto ho parlato anche delle conseguenze psicologiche e fisiche comunque dei ragazzi, degli adolescenti, della didattica a distanza. Dal sorriso ci sembri soddisfatta? Spero di sì, poi non lo so, spero. Hai scelto lo stesso della tua amica? No, io ho scelto il testo argomentativo che parlava appunto sulle leggi razziali. Quindi quello di Liliana Segre? Esatto, quello di Liliana Segre. Ne avevate parlato durante l'anno? Assolutamente sì, infatti sono stata, diciamo, appena l'ho letto già ho detto scegliamo questo, perché è un tema che abbiamo comunque affrontato, discusso in classe, avevo le mie idee, le mie considerazioni, quindi spero sia andata bene. Un ritorno alla normalità, diciamo, il ritorno alla vita che purtroppo non abbiamo vissuto per 2 anni. Io mi sento tranquillo, diciamo che penso sia andato bene, spero più che altro sia andato bene. Non ho avuto molta ansia, sinceramente, però diciamo che è un'esperienza, è una cosa nuova. Le tracce erano tutte, diciamo, fattibili, molto, molto belline, ognuno per il genere che preferisce. C'erano per tutti i generi, diciamo. Per voi un ritorno a un esame quasi alla normalità rispetto a quelli vissuti dai vostri compagni dell'anno scorso, di 2 anni fa? All'inizio anno ci siamo molto lamentati di questa cosa, perché comunque siamo stati quelli che hanno sofferto di più, diciamo, dalla pandemia, essendo stati quelli che hanno avuto più tempo, diciamo, in DAD rispetto a tutti gli altri. Però alla fine, se questo ha deciso il Ministero, significa che comunque dobbiamo farlo e l'abbiamo fatto. È stato anche bello condividerlo però con tutti i compagni. Sì, assolutamente. È stata un cammino, diciamo, un'emozione durante tutto il percorso dell'ultimo anno.